Un saluto a tutti qui da GoPippo. Se siete arrivati fino a qui vuol dire che avete visto la prima parte del video. Lo trovate sul canale dell'Uomo di Casa. Ma qui effettueremo l'esperimento. Ci divertiremo davvero tanto, abbiamo riso tantissimo e buona visione. Eccoci qua pronti per questo progetto, per questo esperimento, anche perché siamo con l'Uomo di Casa e infatti se voi andate nel suo canale vedrete che cosa abbiamo fatto, perché in realtà adesso voi vedete quest'acqua scrausa, bella torbida, ma dite che cos'è? Se volete saperlo dovete andare lì, quindi cliccate qua sotto, troverete il suo canale. Esatto, così vedete come che avventura per trovare quest'acqua, ecco. Qua critica. Va bene, allora adesso quello che dobbiamo fare è semplicemente infilare questa bustina, questo contenuto per poterla depurare. Quindi ripetiamo, okay, ripetiamo. Questa 10 litri d'acqua, noi abbiamo tolto 3/4 perché qui ci sono 2 litri e mezzo di acqua. Quindi in teoria questa dovrebbe far diventare non limpida. Non ci credo neanche quando lo vedo. In realtà ho qualche dubbio, ma diciamo, vediamo un po', perché questo è un esperimento comunque. Va bene, quindi allora dobbiamo fare così e poi la devo mischiare? Esatto, noi praticamente questa qui... Versala e io mischio. Tanto io ho un grammo, quindi versiamo. Esatto. Io la verso tutta, speriamo che basti. E io mischio. E tu inizi a mischiare. Butta giù, mischia bene. Aspetta, tanto 5 minuti per mischiare qua. Perfetto, io questo lo metto qua. 5 minuti dobbiamo mischiare? E così allora fra 5 minuti ci vediamo. Esatto. Poi penso che vedrete un time lapse di questo. Ok, diciamo che sono passati 5 minuti, che l'abbiamo girata per bene. E lo vediamo più o meno sempre in time lapse, perché vediamo se fa reazione. Esatto, adesso dovremmo aspettare 5 minuti. Esatto. Allora aspettiamo sti benedetti 5 minuti. Non ci credo neanche quando lo vedo. Adesso che abbiamo tutto, avete visto anche il time lapse di come è scesa, è davvero una cosa impressionante, perché sì. Io non l'avevo mai visto. No, una cosa del genere non l'avevo mai vista. Non ci credo neanche quando lo vedo. Mai vista una roba del genere. Cioè io ho messo adesso, vedrete nel time lapse un paragone dell'acqua che c'era prima, ma era molto torbida e non si purificava proprio niente. Però vi faccio vedere bene, guardate, si vede proprio bene. Guardate che roba, praticamente tutto è andato sul fondo e il resto è diventato, diciamo, ancora ci sono dei residui, ma dobbiamo aspettare 20 minuti in realtà. Sì, sì, è quello il bello, che bisogna aspettare ancora 20 minuti. Poi le istruzioni che ci sono nella bustina dicono di filtrarla, ma chiaramente, perché uno poi vuole avere solo l'acqua pulita senza il fondo. Esatto. È chiaro. Sì. Noi però cosa faremo? Noi la berremo direttamente di qua, in teoria, cioè se questa roba se ne va. Sì, esatto, esatto, perché così io la vedo ancora un po' che non mi fido, eh. Cioè se stessi morendo di sete allora potrei ancora farlo, ma così... Va bene, dai, allora vediamo un po' come si mette la situazione, poi in caso decidiamo. Esatto, ci rivediamo tra una quindicina di minuti, 20 sì, minuti. 20 minuti. Critica. Allora, ok, allora l'esperimento in teoria è riuscito. Sicuramente è una cosa straordinaria. Lo vedete il deposito, si vede. Infatti. Ma come dicono anche le istruzioni, è meglio prima filtrarla. Le istruzioni dicono chiaramente che bisogna filtrarla con un panno.
di cotone. Quindi io ho preso il panno di cotone che ho usato per l'Assenzio. Esatto, quindi se lo vedete verde non è, è verde di Assenzio. È verde di Assenzio, se volete vedere il video andate sempre sul suo canale. E adesso prendiamo questi bicchieri. Prendiamo il bicchiere, lo versiamo, filtriamo. E speriamo bene. Mettiamo quello che c'è perché, come ti ho fatto vedere, ci sono, c'erano i girini che si contorcevano. C'erano dei girini. Allora, io metto sinceramente bella così. No, anche no. Però filtrata assolutamente sì. Allora. Allora. Facciamolo. Facciamo che una cosa veloce e indolore. Vai. Vai. Allora. Chiano chiano. Oh, basta, basta. Quanto ne ho messo? Dobbiamo bere un sorso, mica dobbiamo bere un litro. Aspetta, prendo l'altro bicchiere. L'altro bicchiere. Cioè, per far vedere. È pulita, no? Sì. Cioè, guardate qua, io ve la metto qui. E in teoria si vede che è pulita. È proprio quest'acqua. Oh, non c'è trucco, non c'è inganno. Non c'è trucco, non c'è inganno. Esatto. No, perché sennò poi uno dice. No, avete presa nella fontanella? No. No. Voilà. Basta, basta. Okay. Bevi, devi bere. Sì, devo bere. Ok, mettiamola qua. Perfetto. Oh, ragazzi. Cannuccia o senza così? Ma ormai senza. Ragazzi, io... Ma odore non... Non ne fa. Di cosa fa? Via. Vabbè, via. Di gusto non è male. Allora, di gusto è un po' metallico. Un po' acqua da rubinetto. Acqua rubinetto. Però se sei in mezzo al nulla, cioè rispetto a quella melma che abbiamo preso, un altro sorso. Me la bevo tutta. Oh, tutta la sei bevuta tutta, oh. Se ci viene, guarda. Allora, stasera, veramente, dobbiamo andare a mangiare fuori. Però vabbè. Oh, cosa non si fa per il canale. Veramente. Perfetto, allora noi abbiamo fatto, abbiamo finito l'esperimento. Ricordatevi che queste bustine sono spettacolari. Adesso vi lasciamo un po' di link sotto in descrizione, esatto, dove ci sono un po' di informazioni. Vedrete che 99,999 periodico per cento di batteri vengono uccisi, toglie l'impurità. C'è un po' di informazioni tecniche che se volete informarvi non è male, cioè non è che noi abbiamo bevuto acqua sporca così senza informarci. Quindi basta che andate a guardare sotto in descrizione e trovate tutto. Perfetto. Bene. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Esatto. Mi raccomando, lasciate mi piace, accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito un nostro video. Esatto. Passate dal suo canale, Uomo di Casa, mi raccomando. E bom. E bom. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Però stavi facendo ridere a... Eh? Mi stavi facendo ridere che non mi ripigliavo più.